Something catch my eye, but I just end up walking away. They don't get any time, 'cause you said you read my mind, and I don't hear a word that they say. You've been always down for me, no one else was there with me when I didn't ever tune to my name. So when she's approaching me, or some girl gets too close to me, I just let my actions explain that I love my girl. Della partita e soprattutto se questo aspetto si debba migliorare per poter contrastare le più grandi di questo torneo. È stata una partita abbastanza dura, a parte per il clima, faceva molto caldo, gli avversari sono dimostrati molto abili a recuperare, sono tutti bravi giocatori, molto rapidi, e noi dobbiamo migliorare sull'aspetto individuale perché siamo bravi giocatori tecnicamente, però dobbiamo migliorare sull'aspetto collettivo di squadra e cercare di migliorare partita dopo partita. Per fortuna i risultati stanno arrivando, quindi speriamo il meglio nel gioco. 9 punti in classifica, per il momento siete la capolista, quali sono le ambizioni di questo Chelsea? Le ambizioni sono quelle dell'inizio, perché abbiamo sempre andato a vincere il torneo, quindi speriamo di che avvenga questa cosa. Grazie, complimenti per la partita. Passiamo la palla ora a Luigi Tamburo, di nuovo migliore in campo, hai siglato un poker di alta fattura, 2 punizioni, un gol all'angolino e un altro nel finale dove hai cercato di incitare la squadra. Una partita sfortunata, la vostra, cosa pensi che questo Bayern con le tante assenze debba ancora migliorare per, diciamo, poter puntare ai vertici della classifica?
La squadra non era, questa non era la squadra, non era la squadra al completo, sì, ricordiamo. Noi avevamo elementi, diciamo, che non ci conoscevamo, quindi io giocavamo solo individualmente. È stata una bella partita, peccato per il risultato. Peccato per il risultato, 6 punti in classifica che comunque non vi penalizzano, siete a un buon punto nonostante la squadra sia nuova. Te la faccio anche a te questa domanda, le ambizioni di questo Bayern di vincere. Ciao, Luigi, grazie. Ciao,